D'accordo, possiamo uscire. Andiamo per oggi. D'altronde, mancano 4 giorni ora. E ora solo 3. Sento la gente che parla e ci siamo rimessi la divisa invernale. Finalmente è l'ora di mettere via i cappotti invernali. Sono pesanti, mi indolenziscono le spalle. Per fortuna in tasca ho trovato la mia spilla. Se l'avessi persa l'avrei rimpianta per sempre. No, cosa? Ultimamente anch'io ho le spalle indolenzite. E poi sento strane voci. Ho un gran mal di testa. Oh no, stai posseduta. Stai per morire, sorella. Dunque, prima di andare a picchiare il prossimo boss, ecco. Oggi vi posso finalmente parlare del Masamune Date. Non sto più nella pelle, stanotte non sono riuscito a dormire. Wow. Non perdiamo altro tempo, partiamo dai primi anni di vita di Date. Nel 1567 il castello Yonezawa. Guarda, lo sapevo, però ovviamente restiamo svegli. E all'età di 15 anni emerse vittorioso dalla sua prima vera battaglia. Da lì iniziò la sua scalata al potere, È lì finita l'ora. Qual è la vostra prossima lezione? Scrittura? La prof Toriumi, Beh, se le porterò un dolce mi perdonerà di sicuro. Continuiamo con... Wow, avessimo avuto noi professori così... benvolenti nel loro tipo di materia. E ovviamente non basta mai sapere. Guarda, sembra quasi un'allegoria. Per oggi le lezioni sono finite. Allora, 1, 2, 3. Chi c'è che mi scrive oggi? Il club dell'arte e Yukari. Ok, prima di tutto abbiamo un sacco di carte nuove da andare a duplicare. E guarda un po', Bunkic è tornato. Lo giuro, prima o poi lo inizio questo, madonna mia. Comunque, vediamo quanti soldi abbiamo fatto. Per qualche motivo abbiamo ricevuto delle bambole misteriose. Voi ne sapete niente? Dalla faccia dire di sì, prendetele voi. Homunculus, beh, cacchio. L'altro giorno ho trovato la studentessa scomparsa. L'ho interrogata, ma le risposte non avevano senso. Ha detto che dei ragazzi l'hanno salvata da una cosa scura. Ha lasciato una ricompensa, ecco a voi. Talismano magico, ok, c'è dell'altro. Ha lasciato una bella somma. Pare fosse il presidente di un'azienda. Per essere uno così importante non si faceva notare molto. Comunque, la polizia non può accettare soldi, prendeteli. Sti cazzi. Vediamo quanto facciamo oggi. 235.000 yen. La miseria. Ci stiamo avvicinando al milione, dai. Bon, con le armi vendute ci stiamo avvicinando ancora di più. Talismano magico 50 SP. Mica male, cacchio. Tu invece? Hai roba nuova? Hai trovato un nuovo modello base, quindi. Sì, diventerà un gran bel pezzo di equipaggiamento. Sto maledettissimo Mjolnir, ti giuro che lo facciamo. Il problema è che ho solo 3 di queste lame. Quindi una di sicuro va a noi. Quindi la scelta migliore sarebbe andare su Junpei per l'arma e il coltello per Koromaru. Agilità 5 non è male. E potenza oscurità. Certo, forse abbiamo sprecato un po' di materiali, però cavolo. Koromaru credo proprio che sarà uno dei fissi della squadra, sai? Dunque la domanda è: chi ci facciamo oggi? Quasi quasi vado con Yukari. Come amanti possiamo fare solo Ekate. Non ho molto degli amanti, D'accordo, Yukari. Iniziamo ad aumentare un po' il nostro legame. Oh, Star-kun, torni a casa da solo, ti accompagno. Passiamo il tempo con lei. Ottimo, perché non andiamo da qualche parte? Oh, giusto, vorrei fare un salto in un posto. Mi aiuti a scegliere qualcosa di carino? D'accordo. Wow, che bella zona. Boia di... Mi chiederai di scegliere il fiore? Beh, puoi chiedere a Fuka. Chi lo sa cos'è la gerbera? Secondo me è un bel rosa. Chi l'avrebbe mai detto, Yukari? Chi l'avrebbe mai detto? No, ecco, ho capito. Vuoi qualcos'altro, vero? Chi te lo dice che non l'ho mai vista? Allora invitami. Comunque sei cattiva. Ho capito, però. Minimo di tatto. E tanto. Sì, sì, come no. Certo, scherzi, scherzi. Però mi spiace, son già maritato io. Ho un piccolo angelo della carnagione scura con un fisico perfetto che mi aspetta. Torniamo a casa. Compra quello che hai detto prima. Eccola.
Vabbè, abbiamo passato 6 ore a guardare i fiori. Chi ci sarà stasera? Effettivamente non saprei chi vorrei aumentare, però se anche passassimo la serata al computer non sarebbe male. Allora, c'è Koromaru che vuole farsi spazzolare, beh effettivamente sarebbe utile, nessuno deve cucinare. Allora, lei manca la serie TV, a lui leggere, a lui il film, a lui tutto e lui è a posto, perfetto. D'accordo, andiamo col cane. Come staranno le mie piante? Facciamoti una spazzolata. Grazie, capo. Che bello farsi spazzolare. Il suo pelo inizia a essere morbido e lucente. Hai visto che bello il mio pelo? Koromaru sembra orgoglioso della sua pelliccia splendente. Mi piace, grazie, grazie. Rendiamola ancora più lucente, allora. Dai, continua, continua. Ah, che bello farsi spazzolare. Koromaru ancora più a suo agio. Cosa mi regali oggi? Vediamo. È una chiave. Ho visto la luce blu. Un recupero anima. Cos'è il recupero anima? È una bibita. Comincio a capire come funziona. Magari spazzola... Ah certo, non per farlo contento, per ricevere un oggetto. Eh beh sì. Recupero anima. Ah no, cura un'alterazione. Volendo c'è sia Fuka che Bebe. Oh però c'è ancora Koromaru, cavolo. Ah, ste interazioni qua, cavolo. Interessanti però... Mi rubano tempo, mi rubano tempo. No, mi sono appena reso conto che ho l'ora buia di domenica, quindi salto di nuovo l'incontro con il tipo. Questioni di lavoro e Koromaru, lo so. Dai, andiamo con Odagiri. Dobbiamo portarlo avanti, d'altronde. Dell'altro giorno. E poi posso provare a buttarla lì, visto come è già successo anche con Ciro? A parte, pensa se fossimo fidanzati ora. Però comunque, cioè il pensiero che il mozzicone potrebbe essere di uno dei professori. Guarda, non mi sorprenderebbe arrivato a questo punto. Ma no, mi sembra esagerato, io non credo. Oh, comunque lui è bravo, nel senso, ligio al dovere. Come mai hai pensato che espulsione? Perché mi è venuto adesso il dubbio che potresti essere tu? No, no, sarebbe troppo strano. Sarebbe troppo strano. Però effettivamente per come hai reagito espulsione, forse è troppo dura, no? Non credi? Esatto, ci vuole la pena di morte. Quello sarebbe un obiettivo. Ma l'espulsione è troppo, Li togli momentaneamente, quello è vero. Beh, no, in realtà puoi fare. Fai parte del consiglio, quindi. Beh. Altro che. Però... Sembra quasi un giro un po' strano per farsi il favore di un professore, Certo, l'obiettivo è anche nobile, per carità. Però... Sembra quasi un doppio fine. E uno dei sospettati sei tu. Ciao Odagiri. Anche se è poco che ci vediamo effettivamente. La luna piena sarà dopodomani. Mancano solo 3 ombre. Ci siamo quasi. Facciamo del nostro meglio. Ne dubito altamente che ne mancano solo 3. Allora, ci sei tu. Ci sei tu che devi cucinare, ma non ci serve. La scelta più logica ovviamente è continuare con te. Vuoi vedere gli altri film della serie che abbiamo iniziato? Ho noleggiato un altro film della stessa serie. Mi andava di vederlo. Andiamo a vederlo allora. Le recensioni online sembravano tutte molto positive. Sono sicuro che ne valga la pena. Guardiamolo allora. Ok, organizzo tutto. Devo berli anch'io? Non lo so, non ci arriverò mai. E tu? Berrai, berrai. Mettiamola a livello di roleplay questa scelta. Io non ci arriverò, non ci arriverò a questo momento adulto. Quindi tanto vale. E tu cosa ne pensi? Eh beh...
Abbastanza. Così col ghiaccio e il whiskino. Beh, le parti bonus spesso sono interessantissime. Abbiamo aumentato il coraggio, ma quello. Buonanotte. Dai, manca un altro film e tu ottieni un'abilità. E guarda, se già domani... Ne dubito. Ma se già domani lui fosse disponibile a vedere l'altro film... Ed eccoci qua. I perduti sembrano crescere di numero. E perché? Non saprei spiegare perché, ma la nostra priorità dovrebbe essere l'eliminazione delle ombre rimaste. Domani ci sarà la luna piena, mi accompagnerò in battaglia. Brava ragazza. Che quasi quasi ti direi anche di stare in squadra. Interrogazione? Sì. Gli esami tra 10 giorni, eh? Beh, il periodo degli esami mi toglierà effettivamente... Oh cavolo, mi sa che però, a parte Ayase, non mi sono rimasti molti altri confidant al di fuori della scuola. Spero non l'abbiate dimenticato, gli esami inizieranno tra 10 giorni, una settimana da martedì. Se la classe non andrà bene sarà colpa mia, per cui vedete di studiare. Sì signora. Detto questo, partiamo da pagina 125. Le nuove generazioni stanno creando un loro linguaggio nel cyberspazio. Devo ammetterlo, non sarò una nerd informatica, ma sono esperta del lead che vi appassiona tanto. Tu che non sei esperta, ne dubito alquanto, Maya. A dire il vero lo trovo piuttosto utile. Interessante, ho sonno, però mi spiace, resta sveglio. Io ho addirittura creato il mio slang di internet personale. Non solo è leggibile, ma è anche impossibile capire se siano frasi senza senso o informazioni reali. Vista la mia passione per la crittografia, potrei fare la spia per il governo. Già, perché no? Vabbè, certo. Dai, ti prego, dimmi che è aumentato, dimmi che è aumentato, ti prego. Quanto mi manca di sapere. Ti giuro, ormai è una cosa personale questa situazione ormai. Tu, quando è che aumenteremo il confidant? Allora, c'è Yukari, c'è Chihiro, c'è Fuka, che volendo, e c'è la nostra fidanzatina. Ah, voglio vedere cosa mi dice. Oh, salve Star-kun. Ho studiato molto da quando mi hai aiutato a capire qual è il mio sogno, così da poterlo realizzare. Quindi dai il massimo per quello che desideri fare. Sarò sempre qui per te, così come lo sei stato... Oh, Dio mio. Ah, la nostra relazione non può diventare più intima di così. Dio mio, quanto mi ha stretto il cuore questa donna. Oh, guarda un po' qui. Stavo girando per il testo totalmente a caso. L'occhio dell'aquila, e vai, l'abbiamo trovati tutti finalmente. Maledizione. Ho detto, voglio andare sul tetto a vedere se cambia qualcosa. A proposito di cose che cambiano, chissà se quell'aereo passa e poi non ritorna più. Sai che potrebbe essere? Ti annoi, eh? Un po' effettivamente. Stavo pensando, sai una cosa che mi piaceva tanto tanto a livello secondario di Persona 5? Il nascondiglio dei ladri fantasma. Era una roba in più che però era carina da vedere. Che oltre a essere una zona per alcuni minigiochi e vedere gli artwork, i vari personaggi, era anche una zona di collezionismo e soprattutto di tutti quanti i trofei. Se stai uscendo ti va di passare del tempo a Paolonia tornando? Ma certo. Andiamo. Ok, allora andiamo. Prima voglio fare un giro nei negozi, poi voglio fare un salto al negozio di dischi. Come vuoi tanto. Ah, su, così? Cioè proprio non abbiamo nulla da fare? Dove si è perso il bimbo? Eccolo. Ancora lui. Ah, porca miseria. Sappiamo già chi è sua madre, l'abbiamo già visto con Koromaru, sto qua, No, sto piangendo così in mezzo alla gente per caso. E mi ha abbandonato, C'è la stazione di polizia, portatelo lì, Mi fa piacere che lei proprio lo guarda dall'alto in basso proprio della serie. Ora, mo daijoubu dakara. One-chan issho ni itte ageru. Dakara ne. Adesso arriva la madre. Sugu soko ni puro no. Esatto, guarda. È la prima cosa a cui ho pensato. Andate alla stazione, Omari-san, okaasan ni shirasete kureru kara. E se tua madre è scappata la cercheranno. Ecco fatto. E meno ma... Tra l'altro si vede attraverso il vetro, figata. E vabbè, magari è andata un attimo a prendere due cose. Beh, effettivamente però non è un comportamento giusto. Davvero?
Per come l'avevi introdotta sembrava molto più... normale. Come mai? Perché siamo amici, ovviamente. Sì, ma da qui pensavo fosse un rapporto un po' più normale. Esatto. Ok, ho già capito dove vuole andare. Ok, ho capito com'è avanzata la storia. D'accordo, d'accordo. Tanto finiremo a parlarne più avanti, di sicuro. Perché noi siamo amici, ovviamente. Yukari si è confidata con me della sua relazione complicata con la madre. Siamo diventati più intimi. Non lo so. Cioè... non la vedo come confidant amoroso. Palesemente, nel senso, ormai tanto abbiamo... Yuko, so benissimo. Ho pianto per Chihiro dentro di me. Ma... nessuna delle ragazze del gruppo mi ispira ad avere una relazione, onestamente. Domani resteremo in attesa, Emma, va? Quindi mi perdo la mia giornata col mio amico, eh? Le piante che ho piantato sul tetto sono pronte. E ovviamente continueremo con gli spinaci. Cioè, ancora io sto pensando a quando passavo le serate sostanzialmente solamente a mangiare. Per aumentare le statistiche, adesso tutte le serate le stiamo passando solamente con i nostri compagni per fargli prendere un'abilità extra. Che tra l'altro... non credo che manchino molti per finirli. E quando succederà che faremo? Torneremo a mangiare... anzi, neanche, perché ormai siamo a statistiche massime. Cosa facciamo, effettivamente? Sai che ci sto pensando, ma una volta completati i nostri compagni, che non ci manca molto, le statistiche sono già al massimo. Non ci sono attività secondarie come la palestra, per esempio, in persona 5, che ti aumentava gli SP e gli HP. Cosa cacchio faccio? Sai che non mi c'ero... posto il problema fino ad adesso, ma cosa farò? Cosa facevo io in persona 4 quando non avevo nulla da fare la sera? E difficilmente capitava, effettivamente. Anzi, credo che non sia mai capitato. Vabbè, guardiamo il film con lui. Pensavo di guardare un altro DVD di box oggi. È un documentario su due campioni che erano rivali. D'accordo, guardiamolo. Tanto il coraggio, voglio dire. Yes. Va bene, iniziamo a guardare. Certo, quello serve un rivale. Sì, si chiama Yase. Sei tu il mio rivale? Assolutamente no. Comunque... no? Purtroppo, per quanto con Ayase io debba un po' dirgli di sì, effettivamente no. Beh, è vero, però non ce ne sono. Se vuoi fare a botte con me. Quello è vero. Secondo me non troverà mai la persona giusta, ma continuerà a crescere nella speranza di trovarlo. Sarà quello il suo obiettivo. Ci spero, eh. Vediamo che cosa apprende, però. Mi interessa sapere qual è la tua nuova abilità. Scusami, non eravamo alla fine? Ma non eravamo già arrivati alla fine con lui? Non era il terzo? Ero convintissimo che fossimo al terzo con lui di video. Ah, strano. Oggi rimaniamo al dormitorio. Lo so. Peccato perdere la giornata così, per carità. Certo, ti riposi in vista del... Sì, però... dove si trova? Ok. Facile. Ne mancano solo 3. Però, boh, sembra andare un po' tanto veloce tutto questo, eh. Ecco, ti pareva. Ma saranno assieme o dovrò combatterle una alla volta? Che sia con quelli della strega? Oh, è Shinji, fallo fare, che ti frega. Mi chiedo che succede. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Non era colpa mia. Esatto. Dai, stavolta per recuperare ti metto in squadra allora. Ma che stronza. Ecco appunto. Vabbè, ma deve risolvere il suo compito, eh. Che cacchio, vai a chiamarlo, dai. Ehi, ragazzi, non c'è. Ho questo presentimento, eh. D'accordo. Amada? Tutto a posto? Ok, c'è. No? No, scusami, dov'è? Scusami, dove cacchio è Amada-kun? Letteralmente o metaforicamente? E non ce l'hai detto prima, sei cretino. Beh, quello sì. Penso di potermela cavare tranquillamente. Certo, pensavo di mettere Amada al posto di Yukari, giusto per cambiare un po'. Effettivamente dovrei cambiare un po' di vestiti in queste situazioni un po' fuori luogo, dai. Finché siamo nel Tartar, voglio dire. Junpei lo voglio portare, Koromaru lo voglio portare. Andiamo a Aegis, Koromaru e Junpei, d'accordo. Ragazzi, siamo pronti, andiamo. Buona fortuna. Ok, sono una tizia con dei fiori e una sfinge piccolina, quella. Questa è Yamanti. Ma è letteralmente minuto quello. Ora diventa gigante. No, è invisibile invece. È la fortuna quello. Ah, è la forza. Perché dubito che invece dovremmo attaccarli singolarmente ma insieme? Bella tra l'altro la nostra spada. Quella di Junpei mi piace un sacco. D'accordo, proviamo ad andare di carica. Vediamo come va. Junpei, che ti faccio fare? Proviamo ad attaccare di fuoco. Iniziamo con qualche elemento, vediamo. Ok, non è debole, ne dubitavo altamente che lo fosse. Proviamo a sparargli, vediamo se va. Resiste allo sparo, maledizione. E a questo punto proviamo col taglio. No, resiste agli attacchi fisici, maledizione. Madonna mia, che attacco è? Cos'è sta roba incredibile? Ruota della fortuna. Cosa cacchio è? Ma cosa fa? Attacco e nemici aumentano. Oh! Che figata! Carina come gimmick. In base a dove si ferma, eh? Ok, ok, interessante. Ok, però lui non è più invisibile? No, lo è ancora, d'accordo. No, maledizione, ho fatto carica. Mancano i pugni. Però a questo punto ne dubito altamente. Però, per amor di causa, proviamo. Porca troia, resiste ai pugni. D'accordo, beh. Che stupido. Che stupido, dovevo analizzarla prima. Niente. Quindi questa è una dannazione. È una sfida magica allora. È una sfida di magia qua. Ho proprio la squadra più sbagliata possibile. Dai, Junpei purtroppo a questo giro mi diventa del tutto inutile in squadra. Mi dispiace dirlo, ma anche Aegis lo è. Però Aegis bene o male ci può servire perché aumentiamo la sua teurgia. In qualche modo Aegis riuscirò ad usarla.
Junpei è diventato supporto. È diventato di supporto a questo giro. 127. Qua. Che attacco era? Madonna mia. Qua purtroppo dobbiamo contare su di me e su Koromaru. Niente più, niente meno. D'accordo. Allora ci penso io. Qua questa sfida sarà lunga. Questa sarà una lunga sfida purtroppo, mi sa. Junpei, faccia quello che vuoi. Complimenti Junpei. Ti chiedo scusa. Ti chiedo assolutamente scusa. Sto per dirgli, fai quello che vuoi, che purtroppo a questo giro tu continui ad attaccare, che così la tua teurgia adesso è pronta. Io però ho un brutto presentimento. Ho un brutto presentimento su questo, eh. Dai, attacchiamo. Bello il coltello nuovo. Però è un po' scomodo per lui, credo. 500, eh. Neanche chissà cosa. Chance di critico, eh. Ruota della fortuna. Che cosa aumenterà o diminuirà? Scusami un attimo, quello rosso che cos'è? Oh cacchio, mi sa che... Ah. Porca troia. È pericolosissima sta roba. È pericolosissima sta cosa. Spero... No, è meglio non rischiarla. Dai, curiamo il gruppo, o meglio, quel poco che ne è rimasto. Madonna mia, che slack che ci ha tirato. Aegis, ritorna, per favore. È la prima volta che crepa Porella, eh. Di nuovo, continua a colpire, tu. Dobbiamo riaumentare di nuovo la teurgia. Ok, Koromaru, mi sa che a questo giro... La cosa più utile, ovviamente, è continuare ad attaccare di divino. Per forza. E che palle, che palle. Sta battaglia diventerà una merda, lo so già. No, se ci toglie 100 HP è proprio una bastardata. Ok, aumento della difesa a tutti, vero? Perfetto. È proprio una bastardata questa, eh. Guarda, se veniamo sconfitti, questa battaglia la rifacciamo con Yukari, assolutamente. Ok, vai di teurgia, per favore. Che tanto ci aumenta. Forse ho sbagliato, sai. Forse ho sbagliato. Dovevo prima fare ritornare in vita Aegis. Anche vero che però ho proprio sbagliato qua. Qua ho sbagliato del tutto. Dovevo prima farla ritornare in vita e poi utilizzarlo. Ti tolgo tutti i bonus invece. Koromaru, continua ad attaccare, per favore. 187. È dura, eh. È una battaglia dura, purtroppo, qua. Teurgia. No, cadenza no, eh. No, no, non ne vale la pena. Redio. Purtroppo un nemico del genere che non ha neanche una debolezza è tosta, eh. È veramente tosta qui. Minchia che botta. Vabbè, speriamo in un critico. Ci ho un po' sperato, Junpei, eh. Dai, dai Aegis. Critico da parte di Aegis. Finalmente, brava ragazza, complimenti. Vai, 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 vai. Perfetto, 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 perfetto. Dobbiamo solo sperare che la ruota della fortuna non ci tiri un'altra gobbata. È meglio curarci. Stavo pensando, è meglio non rischiare. Perché se ci tira di nuovo giù di 300 punti, noi eravamo morti. Che culo che il critico gli si era abbassata. Adesso vedi che toglie 500. No, per fortuna il massimo è 200, visto. Dai, fermati su un malus. Forza magica. Oh. Te la sei buttata sui piedi, fra. Te la sei proprio buttata sui piedi. Fattelo dire. Soffio pestilenziale con attacco magico aumentato. Direi che è un bel danno.
No, ho sbagliato. Ho fatto risucchio spirito. Sono un cretino. Però non credo che mi valga come attacco magico. Spero. Vabbè, vai di attacco magico. Aegis però come fa, eh? Non mi sembra abbia un attacco magico. Infatti. Vabbè, continua pure. Che stupido, Junpei, è vero. Potevo usare la sua... Oh, la sua teurgia. Che stupidata. Oggi sto facendo un sacco di errori. Dai, uccidilo, Koromaru. Ah, quasi, quasi. Chance di critica aumentata. Guarda che non ti sei salvata questa situazione. Che... Madonna mia. Nessuno preso, eh. Perfetto, l'attacco magico è ancora al massimo. E allora, soffio pestilenziale. Oh, ed è andata. Sono morta. Però non è scomparsa. Non è ancora scomparsa. Il che vuol dire che potrebbe ritornare in vita. Potrebbe ritornare in vita. Oh, cacchio, dobbiamo farla veloce. Debole pu... Oh. Madonna, che soddisfazione. Guarda, quanto mi fai felice ora. Non ne hai idea. Non hai idea di quanto mi fai felice, bastardo. Perché ho la persona giusta per farti fuori. Faccio un culo così con Oni ora. Madonna mia, 700 punti, ti spacco. Ti spacco, mamma mia. Ammazzatelo. Sì, ovviamente sto nemico era gimmick, nel senso uno era forte e l'altro era il buffer invincibile, ovviamente. Capiamoci. Attacco ristabilito. Ah, adesso probabilmente girerò la persona nostra su Hecaton, quello lì, solo per aumentarlo di livello, solo per quello. Madonna, per un secondo ho avuto il brutto presentimento che la riportava in vita, te lo giuro. Ho avuto quella brutta sensazione. Quindi vai tu, assalto ignobile, certo non è quello che ti fa danno, però comunque. Madonna mia, 600. No, ti prego, no, ti prego, non... No, 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 no. No, lo sapevo, sei un bastardo. Dovevo ucciderlo subito. Lo dovevo uccidere immediatamente. Che culo. Meno male che non succede niente, Fuka. Ma porca miseria, ma meno male. Te, ammazzalo. Junpei, finisci questa storia. Visto che l'altra volta non c'eri. E il colpo finale va a Junpei Iori. Sfida particolare questa. Scherzo del destino. Tarocchi la forza e la fortuna. Hecaton sale di livello. Noi saliamo di livello. Tutti salgo di livello. Perfetto. Pugno gargantuesco. Oh, finalmente. Attacco pesante su un nemico. Tu invece e Yagon danno oscurità pesante a un nemico. Perfetto. Cambio d'anima al momento del cambio 5 SP.